È per questo che la nostra strategia, che può sembrare un poco sofisticata, è probabilmente l'unica vincente a medio e lungo termine, perché è una guerra difficile e va fatto passo dopo passo. Quindi venire a dire che una strategia che fino ad ora ci ha fatto arrivare fino al Washington Post è una cagata, se permetti, prima devi conoscere. Tutti i giorni finiamo sui titoli dei giornali. La Digos indaga sulle scritte sui muri. Ti rendi conto? Quando mai la Digos ha indagato su scritte sui muri? No, Noi veramente. abbiamo calcolato tutto, esattamente abbiamo calcolato tutto. Ci sono persone tra di noi che passano 24 ore su 24 a fare analisi su analisi dei dati, fondandosi su criteri. Deve arrivare il momento, ed arriverà sicuramente nella parabola storica degli avvenimenti in corso, arriverà un momento catartico in cui tutti quanti ci uniremo sotto questo simbolo, perché la strategia e le azioni portano a una grande unione. La televisione è proprio uno dei tre supporti che tiene in piedi il regime. Se tu gli togli la televisione, il regime cade, collassa. Perché non hanno militari come in Corea del Nord o altre cose. Questa è un'epoca in cui tutto è digitalizzato. Come abbiamo la possibilità di avere delle guide che sono esperte in questo campo, nella strategia, nell'intelligence, nella strategia militare, nella guerra psicologica, nella comunicazione all'interno di una guerra psicologica, perché dover scendere a degli atti violenti? Noi sposiamo la non violenza. Pertanto, tenuto conto che le azioni di sabotaggio, essendo io un ex militare, bisogna farle minimo in due, con tanto di. In passato e abbiamo visto che non funziona la legge, non funzionano le manifestazioni di protesta, non funziona nient'altro, ma fino adesso quelle cose che abbiamo fatto noi hanno funzionato tutte. Quindi la prima cosa che noi facciamo dentro Vivi è deprogrammare le menti da tutte queste puttanate. Quindi una volta che siamo deprogrammati, noi possiamo agire coerentemente con i nostri principi di lotta in maniera progressiva, cioè chiuso. Adesso lascio la parola a te, Voice. Usiamo un linguaggio durissimo, usiamo un linguaggio che più duro di noi non c'è nessuno. Una parte dei vaccini sono anche buone, non ci facciamo la domanda, capisci? Cioè, questo non ci sono dubbi, siamo spietati di una durezza devastante. Chi è Novax paga una tassa per le cure riservate però ai Novax. Siamo spietati di una durezza devastante. Cioè, se un Novax va ad ammalarsi di Covid, d'accordo, ha il fondo pagato da tutti quelli che non si vaccinano, che sostiene le sue cure, che deve essere equo. Questa è equità, questa è giustizia, questo è accettabile. Accettabile perché? Questo è rispetto. Rispetto alla tua Questa è una scelta, però. proposta, tra l'altro, è la prima volta che lo sento, possiamo dire che è una vostra proposta. Certo, vostra, però in realtà nostra. Tanto è molto semplice, hai tutti i codici, hai tutti i redditi, tutte le persone fai il calcolo di quello che viene a costare, magari apri gli ospedali Novax così c'hai tutta la gestione come si deve, magari uno si deve fare il culo a spostarsi, vabbè, pazienza, ma uno nel rispetto dei diritti trova queste soluzioni, ma perché no? Ma perché no? Senta. Noi non siamo così radicali, capisci? Lo capisco molto Noi chiediamo una semplice piccola cosa, il rispetto di quella frase. La legge in nessun caso può violare il rispetto. Siamo spietati di una durezza devastante.